gran finale dello spettacolo con il super ospitone, che sono poi in due, che tra l'altro poi la faranno anche la versione in giapponese, vista la cosa, e saranno i sushi d'India. Ma facciamo un grossissimo applauso ai Fichi d'India! Sono stato a vedere la Ruby, la madre Berlusconi. Ah, allora, come fa? Cosa mi stai narrando? Ma cosa mi stai narrando? Fatta bene. Si è rotto il reggiseno, te. E adesso? Il capezzo tocca il ginocchio. No, veramente, Federico. Tutto bene, te? Sì, abbastanza. Stanotte ho visto un thriller. Che cosa? Mio marito che si toglieva le mutande. No, invece... come va, Federico? No. Come va? Ragguagliami. Ma è suicidio, non hai mai pensato? Pensa al suicidio. Ho provato con la ghigliottina, ma non sono tagliata. Ah, vabbè. E poi non c'ho tempo, devo stirare. Ma va? Col Tiziano. Chi è il Tiziano? Ferro. Ah, Tiziano Ferro. Che bei capelli, dove sei andata a fare? Federico! Sei visto il cuoio capelluto? Sto parrucche cinesi. Non vado più dal parrucchiere, costa troppo. No, veramente? Faccio tutti i giorni Cesena Rimini con la testa fuori dal finestrino. Ma mi sa che due o tre pani li hai presi. Vada via il culo, vatteroni. Oia. Pana. Oia. Ma un esorcista non è ancora visto. No. Mio marito comunque. Come sta? Tuo marito, Federico, tuo marito! Raccogliami, raccontami su! Non ho ancora detto niente, adesso sono il soggetto! Mio marito è un angelo! Beata te, mio marito è ancora vivo! Ma sei cretina, non in quel senso! Oh mamma mia! Ho visto Berlusconi! No, io ho fatto l'amore con lo Cicero! Chi è? Il giocatore di rugby! No, veramente! Ho goduto quando lui si è alzato e è andato via perché è talmente grosso! Certo! Ho goduto come una pazza! Mi hanno detto che ne hai fatte due, un tentativo, una rinuncia! Ma a me è solo uno, ne? Waka waka, mi scappa la cacca. Complimenti, cagona. Ma sei Scary Movie o l'esorcista? No. Sacca, ma non ho trovato un polipo in gola. Federico, ma hai trovato un polipo? Ma cosa vuoi che sia un polipo? Io c'ho una cozza nel culo. Ma Federico! Sono andato in un ristorante e mi sono seduto, c'era mica una cozza sulla sedia. No. Era aperta la cozza, camminavo così. Metti sul limone, Federico, metti sul limone. Lo tagli fino a fin. Ma al comune ti passa l'accompagnamento? No, vado in pullman. Speriamo che ti investa. No, io sono contenta perché... Ma cosa c'è? Il raschiamento? C'è una Lombardia qua. Speriamo che la Liguria non vada in fiamme. Senti, Berlusconi, hai sentito che è entrato in politica? Ma va, perché? Perché l'Italia va a puttane. L'ho sentito anch'io. Per forza, comunque, guarda che io ho votato. Berlusconi ha inventato una nuova macchina. Quale? La Fiat Punto G. Ma se il Berlusconi... Ma se il Berlusconi... A far l'amore come il Gigi, vada via. Non la seguo più. Ma se Berlusconi si tromba le minorenne, il Prodi si trombava le mortadelle. Comunque... Federica, io quando muoio mi faccio cremare. Speriamo che non ci sia no. Vento, se no le ceneri si ricompongono. Le ceneri le do la ciba calci. Complimenti. Così fanno le supposte. Chi non lo messo in del chiudo vivo, lo metto in del chiudo morto. Complimenti. Hai avuto veramente un successo.
Comunque. Ho capito perché la palla del rugby è ovale. Perché? Perché lo ciccio si è seduto sopra. Insomma, Federica, ma ci vedi bene? Sei prespide o lesbica? Ci vedi bene? No, ci vedo benissimo. Sei andata dal ginecologo. Federica, sei andata dal ginecologo. Che te l'ha detto? Vai, fatto bene, fatto bene. No, no, ma magari non si sa mai che... No, veramente, ma da quando? No. Ma va là, ma da quanto tempo? Ma va là, ma i tuoi genitori quando hanno fatto il spermatozoi ne hanno soffocati oppure? Non c'è tempo da lo stirare. Vabbè, insomma, comunque, no, sono stato da ginecologo. Dal neurone, dal neuro. Sono entrata, mi fa, si spoglia. La Madonna, cosa c'hai? Ma l'elastico c'hai sopra? Ma che fronte alta che c'hai? C'hai la fronte altissima. Ma da quando? Ma da adesso, ti ho dietro i capelli. Che lo vedo, cretino. Io sto sulla vaselina e giro come voglio. Fatto bene. No, ti stavo dicendo, è stato da ginecologo. Cosa è successo? Ma sei una donna o un condominio? Sono andato da ginecologo, mi fa, si spogli. È tutta nuda. No, con la mascherina. Era carnevale. No, un film porno. Mi fa mettersi, stare sul lettino e mettersi sulle gambe e sui... Sui ganci. Non era l'eletrauto, la ginecologo. Fatto bene. Si è aperto il pozzo di San Patrizio. No, ma va là. Lui mette sul guanto. Doveva lavare i piatti. Sì, sono la lavastoviglie da poco. E tutti lontani. C'è il cestello che gira. Allora mi ha tenuto tutto il braccio. No. Siccome faceva il DJ, ho cominciato a far così. Dopo 10 minuti faceva così, insomma, mi avevano rotto le scatole, l'ho stritto le cosce. Lui ha tirato fuori il braccio. Io ho ciulato il Rolex. No. Ma dove a casa tipo tic-tac. Era il Rolex. Meno male che non era cucù, se ne usciva l'uccellino. Comunque è un'esperienza unica, sono uscita era proprio contenta. Mia figlia gli hanno regalato un elicottero. Ma va? Poi gli hanno regalato un Rolex con diamanti. Gli hanno regalato una casa al mare a Saint-Tropez. E una casa in montagna, Cortina, gli hanno regalato. Caspita! Mia figlia non è andata ad Arcole, ha trovato chiuso. È andata di lunedì. Sì, perché lunedì non si può. Di lunedì è chiuso, ci vuole fede per entrare. Non l'avevo ancora capita sta battuta. Vabbè. Non l'avevo fede, cioè, perché è cattolica. Stanotte ti ho sognato. Ma aspetta un attimo. Cosa mi devi dire? Federica. Non metto più i collant. No. Come mai? Metto le autoreggenti. Ah, fatto bene, perché? Perché se scorreggi con i collant si gonfia le caviglie. Allora se c'è le autoreggenti si disperde nel vuoto. L'altra mia figlia fa un film. Con chi? Con Robert Redford. No, fa un film con il cane Rex. Che ruolo ha? Fa la ciotola, Beata, finalmente qualcuno la lecca, era ora che la leccasse. Vuoi fare, guarda, un periodo così. Stanotte ti ho sognata, va? Eri tutta marrone, poi ho tirato l'acqua e non c'eri più. Ma guarda, anche io sto sognata. No, veramente, l'ho sognata. Sì. Oh, che bello. Eravamo due statue. Oh, che meraviglia. Una di cioccolata e una di cacca. Ma quella di cacca eri tu, Federica. Sì, ma ci recavamo. Io sono quello più bello. Non riesco a togliere la roba. Dice anche tua moglie. Dai, tiki tiki. Tiki tiki. Tiki tiki. Tiki tiki. Jerry Scotti mangia talmente tanto riso che caga gli arancini. Sempre questo riso. Tiki tiki. Ero a Cinecittà e ho visto Maria di Filippi fare la pipì in piedi. Bruno.
Bruno, devi dire le battute, non le cose vere. Vieni qui. Stupido. Non lavoriamo più italiano. Mia suocera è passata davanti al computer, è partito l'antivirus. Ho seppellito mia suocera viva in giardino, sono uscite 400 talpe incazzate. Al mio paese alla festa del patrono si usa buttare fiori dal balcone, io sono contento perché mia suocera si chiama Rosa. Mi è caduto il cellulare nel water, adesso mi chiamano solo stronzi. Ho prestato 30.000 euro a una mia amica per rifarsi il viso, adesso non riesco a farmi dare indietro i soldi perché non so più che facciamo. Mio amico ha trovato la lampa di Aladino, l'ha strofinata, è venuto fuori genio, gli ha chiesto un desiderio, voleva che suo pistolino toccasse per terra, gli ha segato le gambe. È vera questa? Un mio amico è tornato a casa da militare dopo 6 mesi che non vedeva la sua fidanzata, gli ha alzato la gonna, gli ha guardato la paperina e ha detto: ah beh, meno male, mi avevano detto che l'avevi data via. Chi trova non sempre ha cercato. Il Milan vuol comprare un giocatore brasiliano che è una bomba, si chiama Ordigno. A Umberto Bossi gli hanno regalato un cane, l'ha chiamato Ron, quando gli dà da mangiare gli dice: te Ron, te Ron. L'abbiamo fatta in Calabria, non ci hanno pagato. Mio cugino è senza un braccio perché nella ditta dove lavora han cominciato a tagliare il personale. Mio cugino è senza un braccio, i vigili l'hanno multato perché non teneva la destra. Poverino. Se tuo figlio è uno stronzo vuol dire che non è nato davanti. Ho adottato un bambino a San Marino, a Natale aspettavo gli auguri, mi è arrivata la finanza. Il mio gatto vive sotto il divano, è un persiano. Che battuta è quella? Fa cagare, ma anche le tue non è che sono meglio. Il mio gatto a Capodanno spara le micette. Il mio gatto se parla se miagola in calabrese è gattuso. Il mio gatto è cinese, quando cade fa Mao Zedong. Il mio gatto vive nel frigorifero, è un certosino. Il mio gatto quando va dall'avvocato firma lui perché è delegato. Il mio gatto va sempre al bar a giocare a graffia e vinci. Il mio gatto non fa più la pipì nella cassetta, la fa sul CD. Il mio gatto ha 7 vite. Mia suocera ha 45. Nella città di Crema Natale scende la neve. Non c'è il cacciavite a stelle. Se vuoi ti faccio anche il magazzino, ti pare. Moratti ha preso Leonardo come allenatore l'anno scorso perché l'alternativa era Michelangelo, ma ha saputo che ha fatto un sacco di caffè. È bruttissimo. Ti piace.
avanti. Ho messo il Viagra nel camino perché non tirava più. Guarda, è volgare, ci sono dei bambini di prima, ci sono i bambini, se ci sono dei bambini non bisogna fare battute volgari, perché proprio volgari non sono belle, perché i bambini sono piccoli e non devono sentire cose volgari. Basta queste volgarità. Non approfittare della tua ragazza se è bassina ogni volta che sbadigli. Ci sono i bambini, non puoi fare queste battute. La capiranno anche gli adulti. Ma sono carabinieri qui. Se la stanno spiegando, ma l'unico bambino fa ho capito. La cicciolina ha venduto la Ferrari perché aggiungiava più di lei. No, la benzina, la benzina. Quella benzina aveva più della benzina. Questa è pesante. La benzina. Ma non puoi fare queste battute, sono terribili. Ma da dietro sembra che hai la barba. Ah, cazzone, c'ha quattro peli sulla testa. E ride. Dai, finale, finale. Finale. Io ho pochi capelli perché sono tutti sotto il tiro, non riesce a leggere, li tiro di qua. Allora c'hai la cellulite, hai la cellulite perché vanno su qua. Quattro fa 16, 5 per 5 fa 25, 100 per 100 fa puro cotone. La lana vergine si ottiene con le pecore brutte. Ne faccio una lunga. Come dice tua moglie? Ma no! Che qualcuno la conosce qua. E fa gli sconti nei gomiti. C'era così. Sì. Tua mamma è andata a vivere ad Ancona, non sono più le Marche, sono le Marchette, sì. Mandè. Poi tua moglie fa il presepe vivente tutte le volte a casa tua. Perché fa del bene. Sì, ma sono 3 anni che fa la grotta. Sono entrati nelle immagini, non si sono più visti. Sono entrati, non si sono persi. Ma faccio una lunga. C'era un signore a un semaforo con un cane, a un certo punto è arrivato un altro signore, chiesto signor morde suo cane, lui ha detto no, allora signore che ha fatto la domanda ha carezzato il cane gli ha mangiato tutto il braccio fino alla clavicola, allora gli ha detto mi scusi ma ha detto che suo cane non morde, lui l'ha guardato, gli ha detto ma questo non è mica il mio cane. Sigla! Guido il pullman che va da Reggio, da Reggio Emilia, mi hanno rubato il seggiolino, vaffanculo, sto guidando il pullman in piedi perché lui si guida in piedi, speriamo che non segua quel bambino, quella bocca, quel roito, quel cesso, quella chiavica, Annalisa, mi fa schifo solo a guardarla, quella bastarda, una bambina che sembra la cugina di Obelix, adesso vado con il mio pullman, parto e vado perché sono badato. Sì, na na na. Suri, wow, wow! Sì, sì, sì! Ferma! Cesena! Ferma! Cesena! Ti do un pugno, ti fermo la crescita, ti fermo! Grazie, Derba, come sei brutto, non si capisce qual è il davanti di dietro! Se vuoi ti piscio addosso così ti oriento! Tu sei un dono venuto dal cielo, ma sei caduto di faccia! Senti, bambina bastarda! Cosa? Rimbambina! Guarda come sono bella! Come io sei? Sono bella dentro! Allora scuoiati! Non è vero! Fai schifo, sembri la nipote di Obelix! Guardate te, se tanto mi dà tanto, a te cos'è che ti rimane? Tu non puoi avere tutto dalla vita, dove lo metteresti? Santa autista! È passato un millennio, da che parte è andato, se con Scapolacocco? Fatta 3 pezzi, la cacca dei bambini è santa! Sì, ma puzza anche quella! Lascia andare, va! Non è vero! Vuoi che ti dica una barzelletta corta? Dai. Limone! Non fa ridere! Non fa neanche cagare! Fa no, ti do un pugno e ti faccio volare fino a San Marino sotto toccare per terra! Non lo fai neanche se piangi il romagnolo! E come si piange il romagnolo? Non è bolognese. Ma l'ho sentito dire, scusa. Bologna! Che figura di me! Emiliano!
E che ci vuoi dire che stai cagazzando? Che te ma lo stesso, porta poi. No, lascia andare. Sarà tempo che dà. Allora, allora, yeah. Adesso parto e vado e mi raccomando, adesso sono i bambini che fanno il nuoto. Io so nuotare, sennò come la Pellegrini, so nuotare a rana, devo andare a seccanate. Seccante. Seccante è secca. Non è un paese, la seccante è una strada che. L'altra parte sono in tutte le direzioni, ma manca, cara. Mi interessa. Devo andare alla caffetteria. No, tu sei dello stadio, sei l'ultimo stadio. C'è un occhio che manda a fanculo quell'altro. Che sembri un boiler, bambina, cessa. Tu cessa. Da me, che cosa vuoi? Tu da me, che cosa vuoi? Tu da me. Che cosa vuoi? C'ho 40 anni! Ma vai a lavorare! Vai alla seccante, va! E fatti seccante il pisello, va! 40 anni! Da me! Io ti ho scritto una poesia! Ah, io ti do un pugno, ti faccio più basso di 40 centimetri! Non lo fai neanche se piangi in siciliano! Ma si pensa? Scassassami! Non l'ho detto, perché i bambini sono innocenti! Sono gli adulti che sono Fiat! Perché i proverbi sono: tanto va la gatta al lago che ci lascia lo zampino, non conosco 1600 gatti monchi. Questo è un proverbio. Non è questo un proverbio. Dimmi un proverbio allora. Non fasciarti la testa se la farmacia è chiusa. Che proverbio è questo qua? Non lo so. Io ti ho scritto una poesia meravigliosa. Però voglio una musica un po' lenta, un po' funghi. C'è una musica dove? Un po' lenta, capita, un po' questa qua? State attento, le capite? C'ho le mutandine di Hello Kitty, ogni tanto mi va dentro il baffo. Meno male che non è... Hello Kitty è una femmina. Beh, ma sei un trans. Marrazzo. Vergine, ancora per poco. Toro, cornuto. Capricorno, mezzo cornuto. Sagittario, non pervenuto. Devo dire una poesia, per favore, cambia. Cambia, F di P, figlio di puttana. Della Lega, sei sotto i maroni. 54 anni, due figli. Due volte sicuro che l'ho fatto. Dai, che modo bello. Chi l'ha visto? Dovesse trovare un fonico bastardo, lo uccida. Ma se è un solo CD, testa di cazzo. Peccato che non è lui, è lì lui. Lo stai indicando, lui. Mi ha detto che è quello lì. Allora, dov'è? Pezzetto, dove sei? Quello con i capelli lunghi che sembra Gesù. Adesso è giù, Gesù. Si rasura Gesù. Hai capito? Cambia! 144. Chiamami. Di giorno sono Cicero, di notte sono Angelica, vieni in meta, chiamami, 144. Sei seccante, in tutte le direzioni. Sei seccante, vai, cambia. Gli adulti mi va bene, ma c'è un bambino che ride, vedi le repliche te passare. Il bambino ride, vuol dire che vede le repliche, che è troppo grosso, capito? Scordonato, chissà le seghe. Magari il pigro userà molto sega. Vai con la musica! Vai! Oh, che strano batticuore, quando sento il tuo motore. Chi?
chi era Pascoli? Sei il mio autista preferito e il tuo sorriso è più migliore. Ignorante come una capra. Guidi il pullman con fierezza e per me sei una certezza. La riva è baciata. Il tuo clacson che strombazza fa girare tutta la piazza. Ma è stupenda! E perciò di conseguenza hai gli occhi fuori convergenti. Bastarda! Guidi sempre uno scabello, ma sei sempre così bello. Sei rifatta, mi vuole bene. Hai la faccia piena di buchi, sembri il gruviere a cui tartufo. Ribastarda! Hai un alito che fetore, è molto pure il controllore. Era dissecante. Cara autista sì, del mio cuore. Il finale. A Torino sei un amore. L'apoteosi! A seccante sei un campione. Sì. Ma per me sì, sei un gran coglione. Sono Benetta Parodi, buonasera a tutti quanti, benvenuti nella mia cucina. Oggi cucineremo i ravioli con i gamberetti. Prendi i ravioli, sbucciare i gamberetti e sediti a tavola. Guarda, guarda che arriva una personaggio brutta. Ah, scusa. Donne! Che vi procurano solo dei fastidiosi torcicolli. Abbassate lo sguardo. Di più. Di più. Di più. Eccomi. Rocco Cervoli, salutiamo. Grazie. Man on the match. Man on the match perché... Cosa vuol dire? Perché... Che ha rotto più le palle agli altri. Lo meno. Ancora un applauso a Mauro! Sì, vuoi dire una salute innanzitutto a tutta la figa che è venuta per te? E ce n'è tanta. E ce n'è tanta. Qua sono tutti maschi però, non so come mai andata. Ci sono anch'io, Mauro Bergamasco. Mauro Bergamasco è di nel Veneto e va sempre in mona. Sei Veneto. Mi piacerebbe. Grazie. No, vi ringraziamo tutti per essere stati qui stasera. La squadra ha dato un grande supporto per questi mondiali. Penso ci stiamo preparando in maniera ottimale da quasi due mesi, ma questo gruppo lavora ormai da due anni assieme e abbiamo ancora. I giapponesi come sono? Perché c'era anche qualche infiltrato, c'erano dei tarocchi. No, il Giappone è una buonissima squadra, tra l'altro ha vinto la Pacific Cup da poco, quindi ha mostrato il suo valore. L'Italia c'è. È l'Italia con molti giovani che da un anno hanno integrato questa squadra in maniera ottimale, hanno mostrato di essere in grado di far parte di questo gruppo e danno sempre il loro 100% per portare in alto la performance di questa squadra. Quindi adesso andremo in Scozia la settimana prossima, avremo ancora bisogno del vostro supporto anche da casa e poi finalmente il mondiale. Ha preso il sole. Finalmente il mondiale, vi aspettiamo tutti per seguirci. Grazie ancora, buona notte.